Io divento protagonista, è un ribaltamento completo della visione. E ci sono alcune considerazioni che mi venivano mentre preparavo questi appunti, è il discorso dei formati aperti, di cui abbiamo già anche parlato stamattina e anche oggi pomeriggio, quindi l'importanza di avere i formati aperti. Chiaramente se io lavoro con LibreOffice, devo dare, non è mica detto che tutti hanno LibreOffice. Chi lavora con Windows tante volte dà per scontato e con Office, Microsoft Office, con Word, tanto per intenderci, distribuisce documenti doc, formato doc a tutti quanti, dando per scontato che tutti li possano leggere. E chi l'ha detto? E se io non ho Word cosa faccio? Non posso leggerli? Ecco l'importanza di trovare il formato che possa essere condiviso da tutti. Quindi il PDF, oppure c'è il formato con cui salva LibreOffice, si chiama ODT, e si chiama Open Document Text, che è uno standard ISO. Il fatto di usare dei formati aperti ti dà indipendenza, perché tu non sei legato a un certo programma, puoi leggere le informazioni con quello che vuoi. E garantiscono il fatto che nel tempo le informazioni mi rimangono. Se io faccio un documento adesso, tra 10 anni che ne so di quali sono i programmi che ci sono. Se ci sono le specifiche con cui sono stati memorizzati i dati, posso ancora accedere ai dati che ho immagazzinato. Degli strumenti aperti liberi ho già detto, la strada è sicuramente in salita, non nascondo, non è che viene tutto subito, viene tutto facile, ma è affascinante, almeno a me personalmente è affascinato tanto, tant'è che non conto il tempo che spendo, perché comunque mi interessa capire di più, capire meglio, e ogni volta che scopro qualcosa c'è qualcos'altro in più che non conosco e che voglio approfondire. Ho scoperto che ci sono programmi per fare tutto, cioè non sento la mancanza di Windows per niente, perché riesco a fare veramente, veramente tutto. Ed è ribaltato il rapporto tra utilizzatore e programmatore. Quindi, come dicevo prima, se prima io utilizzatore cosa faccio quando sono alla ricerca di un programma che mi serve per fare una tal cosa? Vado alla ricerca di quelle che mi offre il mercato. Se quello è il primo prodotto che non trovo non mi va bene, vado da un secondo, da un terzo, eccetera, eccetera, eccetera. E invece se uso strumenti liberi il rapporto si ribalta. Io trovo qualcosa che mi può interessare ma gli manca qualcosa, allora posso interagire in maniera attiva con chi si occupa dello sviluppo, e quindi sono anche consapevole di quello che vado a cercare. Questa importanza, questo valore del prodotto libro mi fa anche riflettere su quando utilizzo un programma, su con che tipo di licenza viene rilasciato, e quindi mi rendo conto che molti dei programmi che si usano e che sono open, che sono con software libero, magari non fanno bene proprio tutto come lo farebbero i software proprietari, però hanno il valore aggiunto che ti lasciano libero, e allora io turo un po' il naso nei pochi casi e vado avanti. E poi sono programmi sempre in evoluzione, come tutti i programmi naturalmente, ma migliorano sempre, quindi una funzionalità oggi non c'è, sicuramente nel giro di breve arriva. Il software open a scuola, ma sti programmi open vengono usati? Sì che vengono usati. Questa è una ricerca che ho fatto ieri sera, velocemente ho messo nel motore di ricerca scuola, Linux e il nome dello Stato, e mi sono venuti fuori che in Spagna ci sono due regioni, in Estremadura e Andalusia, che hanno adottato, tutte le scuole hanno adottato software libero, hanno adottato una distribuzione di Linux. In Brasile, in Francia, in Russia, in Norvegia, Portogallo, India, Pakistan, c'è il progetto One Laptop for Child, non so se lo conoscete, è un progetto che si propone di distribuire PC portatile a ogni bambino nei paesi in via di sviluppo con una distribuzione Linux. E in Italia? In Italia c'è, anche in Italia qualcosa. C'è la provincia di Bolzano che ormai da qualche anno ha adottato in tutte le scuole di lingua italiana una distribuzione Linux, e questa invece è una mappa creata con CodeMap, come la mappa
di porte aperte sul web, dove ci sono le scuole che hanno segnalato il fatto di utilizzare software libero nella didattica. Ce ne sono un po', insomma, quindi sì, è una cosa che si può fare, e credo che non ci siano anche tante quelle che non hanno ancora messo la loro segnalazione. Concretamente, quali sono i programmi che si possono usare? Faccio una veloce carrellata, poi chiaramente se volete approfondire basta che scrivete il nome nel motore di ricerca e arrivate subito. Beh, prima di tutto il sistema operativo, ce ne sono vari. Quello che vi sto facendo vedere adesso, che si chiama Windows, di cui già vi ho un po' parlato. Poi c'è il sistema operativo Debian, Ubuntu, Mint, tanto per fare qualche nome, ma ce ne sono più di 200 versioni diverse, proprio perché la libertà dei programmi ti permette di prendere il codice e fare quello che vuoi. C'è una suite di Office completa, che è LibreOffice, che è composta a sua volta da Writer, che è il foglio di editor di testo, Calc, che è il foglio di calcolo, Impress, che è quello per fare le presentazioni, Draw, che invece in Office non c'è, che è come un foglio bianco che può essere utilizzato per immagini, disegni, eccetera, e c'è Base, che è invece il database. Ecco, intanto vedete FreeBrain è molto comodo perché si possono annidare le informazioni nella presentazione. Si può usare la lavagna digitale con OpenSancore o Xornal. Ecco, OpenSancore va su tutti i sistemi operativi, Xornal invece non credo che sia per Windows. Xornal permette di annotare sui PDF, per esempio. Si può lavorare con gli audio, con Audacity. Si può fare dei video con OpenShot, questo c'è solo per Linux. Si può lavorare con le immagini, con Inkscape per immagini vettoriali o GIMP per fotoritocco. Si possono creare mappe mentali con FreeMind o FreePlane, che è quel programma che sto utilizzando in questo momento. Si possono preparare attività a vari livelli con JClick, che a sua, le attività che si possono preparare sono questionari, puzzle, memory, riordino di frasi, riordino di parole, di lettere, dei puzzle, cruci puzzle, associazione 1 a 1, associazione 1 a molti. Questo è un progetto catalano, c'è un sacco di materiale in lingua spagnola, e in Italia Giorgio Musilli da Roma ha tradotto tantissimo materiale, www.didattica.org, lì trovate veramente tantissime cose. Si può navigare in rete con Firefox, Mozilla, che penso che molti di voi conoscano, e posta elettronica con Thunderbird, sempre dalla Mozilla Foundation. C'è un simulatore spaziale, ci può avere. Questi sono solo alcuni degli esempi dei programmi che si possono trovare, che sono liberi e, come dicevo prima, funzionano, a parte in due casi, anche su Windows. Quindi c'è Lestia, per fare geometria c'è GeoGebra, per fare la programmazione, questo è molto interessante, Scratch. Paola Limone è andata via, in Piemonte c'è un gruppo di insegnanti che lavora molto con Scratch a Torino. In pratica attraverso l'utilizzo di quei mattoncini colorati si programmano le azioni che deve svolgere quel gattino, ma invece può mettere qualsiasi cosa, un disegno, una fotografia,